Buongiorno ragazze, allora oggi coccole per i capelli, siccome sto facendo una pausa dal mare, oggi voglio coccolare i miei capelli e vado ad applicare questa maschera che è una maschera nutriente, illuminante alle mandorle dolce burro di karité ed è per capelli secchi opachi. Io ho il capello grasso sulla cute e secco nelle punte, poi specialmente per ora che vado ogni giorno al mare, shampoo ogni giorno, i capelli sono un po' provati. Quindi ho deciso di fare questa maschera, appunto, che applicherò prima di fare lo shampoo per una mezz'oretta, poi farò un buonissimo shampoo e applicherò questo balsamo alla cheratina che compro sempre al Lidl. Questo l'ho preso ieri. Il costo è circa 1,29 mi pare, mentre questa è costata qualcosa come 11 euro. Di questa linea c'è pure la maschera che per ora non trovo al Lidl. Comunque già il balsamo è ottimo, quindi prima faccio un bel impacco con questa maschera e poi dopo lo shampoo metto questo balsamo. Quindi oggi coccole per i capelli e proverò a fare una piega morbida con i bigodini, quelli grossi. Allora ragazze, dopo aver fatto tutte le pulizie del giorno, non sia mai, è arrivato il momento delle coccole. Vediamo se con una mano riesco. Ok, ne pigliamo un altro pochino. Ecco, esageriamo. Ragazze, purtroppo però vi devo lasciare perché adesso la spalmo nelle mani e me la passo sui capelli, però ecco, per darvi l'idea. E ne metterò ancora, oggi voglio proprio esagerare con questa maschera. Ok ragazze, qua c'è la mia testa con i bigodini, come vedete. Allora, ne ho messi due praticamente qui, così all'indietro. Poi ne ho messi due qua per dare un po' di volume qua e li ho messi all'indentro. E poi ne ho messi due dietro all'infuori. Vedete, quindi molto facile. Allora, quando ho asciugato i capelli, ve l'ho fatto vedere. Il capello risultava veramente liscissimo, molto setoso, lucido, però vi devo dire con molta sincerità che questo effetto mi dura poco perché poi diciamo il capello poi mi ritorna un po' crespo, specialmente l'indomani, sulle punte di nuovo crespo. Nel momento in cui io proprio le asciugo, sono davvero davvero una seta, poi diventano invece appunto il capello prende la natura, prende il sopravvento e mi diventa più crespo. Adesso, quando poi toglierò i bigodini, vi faccio vedere il risultato.